Fratelli e sorelle, benvenuti all'Allianz Stadium, il nostro stadio, lo stadio che cambia il calcio, da Claudio Zuliani. Ottavi di finale di Coppa Italia, gara secca, dentro o fuori. La Juventus in campo per vincere, passare il turno, dedicarsi alla prossima partita di campionato che conta molto e poi di nuovo Supercoppa, campionato e Coppa Italia. I nostri avversari di questa sera, il Genoa, con il ritorno di Ballardini in panchina e alla sua quarta avventura in rosso-blu, 7 punti in 4 partite, ha rimesso la testa fuori dalla zona retrocessione. È tutto pronto? Ci siamo? Attenzione, fisco in bocca per il signor Chiffi. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juve in gol, nel primo pallone lo fa giocare Rodrigo Bentancura. Morata subito al dribbling secco, c'è fallo ma si prosegue per il vantaggio. Chiellini, Kulusevski davanti al portiere, nella rete di sinistro, gol, 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 gol! La Juve in gol, Kulu in gol, Dejan Kulusevski, 1 minuto e 30 secondi di Juventus Genoa e siamo già in vantaggio. Filtrante di Chiellini dentro l'area di rigore, il dribbling a portarsi in avanti il pallone di Kulusevski che poi scavalca il portiere Paleari. 1-0, il sinistro magico di Dejan Kulusevski. Morata, attenzione Bentancur, manovra avvolgente dall'altra parte Wesley, tiro in porta del giovane brasiliano con la maglia numero 52, centrale basso raso terra. Demiral, Pirlo urla a Portanova di liberarsi, di farsi vedere senza il pallone. Bentancur si gira bene, poi un varco, posizione regolare di Kulusevski che accelera, entra nella rigore davanti al portiere Kulusevski col mancino. Kulusevski, la grandissima parata questa volta di Paleari che salva un gol praticamente fatto, toglie la gioia del raddoppio a Dejan Kulusevski. Kulusevski cerca il centrocampo, è libero Kulusevski, adesso recupera il Genoa, apertura immediata sulla fascia di destra dove c'è Wesley come sempre. Artur, Bernardeschi, Morata, Bernardeschi ancora dentro per Morata, non si alza la bandierina, posizione regolare. Morata cerca addirittura il tiro dall'esterno dell'area piccola di rigore, para con i piedi Paleari. Wesley, Demiral. Grande esercizio per i giovani questa sera di possesso palla, magari sono abituati meno nel campionato di Lega Pro, è molto più difficile fare questo esercizio. Attenzione, bellissimo assist al volo di Kulusevski, Morata entra in area, guarda il portiere, sinistro, gol, gol, gol! Innamorata, sempre di più, Juve 2, Genoa 0, il gol è di Alvaro Morata. 4 gol in campionato, 6 in Champions, adesso 1 in Coppa Italia, 11° gol stagionale, restituisce un favore Kulusevski con l'assist al volo verso Alvaro Morata che fionda il suo mancino alle spalle di Paleari. Juve 2, Genoa 0, Alvaro Morata. Funziona la coppia d'attacco della Juve di questa sera, in gol vanno Kulusevski e Morata. Le Rager, gol da Liga, può crossare, lo fa, palla alta, Zibora di testa, il gol del Genoa sull'allungo di Buffon che riesce leggermente a deviare ma non quanto basta per impedire la trasformazione di Zibora. Manovra insistente questa volta del Genoa che è riuscita, allargando il gioco, a trovare il giocatore libero di crossare che era Ghiglione, e poi il colpo di testa a centro area di Zibora in anticipo su Wesley. Artur, Morata, attenzione, centralmente, buono lo scatto di Portanova anticipato, poi il pallone però è ancora per la Juventus con la conclusione di Bernardeschi, poi gamba alta da parte di Portanova. Serve Kulusevski, 2 della Juve, 4 del Genoa. Kulusevski, Kulusevski con il mancino, se la mette sul destro, il tiro di Kulusevski, la parata di nuovo non è bellissima stavolta di Paleari, poi ancora centro dell'area, il tiro, il gol di Artur, ma si alza la bandierina. Gioco fermo, tutto inutile. Posizione di partenza era irregolare, fuori gioco. Vuole lanciare, lo fa bene per la posizione di Morata che è buona. E allora 3 contro 3, Morata, Morata, doppio passo dentro l'area di rigore per Portanova, Portanova, suscita il portiere, gol, gol! Si è alzata la bandierina però dell'assistente, il signor Di Vuolo. Poi cambio di gioco del Genoa sulla corsa di Zibora, arriva prima di lui Wesley.
butta il pallone giustamente in fallo laterale. 45esimo, non c'è recupero, non c'è più tempo, arriva uno e arriva due. Il duplice fischio del signor Chiffi manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi. La Juve è avanti per 2-1 sul Genoa, il gol di Kulusevski e Morata e poi quello di Siborra per la formazione rosso-blu. Tutto pronto? Fischia Chiffi, partiti fino alla fine della partita. Forza Juventus in gol, dai ragazzi! Ghiglione, ancora per la volta Liga che fa passare il pallone, ma lì c'è prontissimo Arthur. Attenzione, allora, contrattacco della Juve. Ci avviciniamo alla rigore con Kulusevski. Dentro per Morata, 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 destro, sinistro, la finta. Mette ancora sul sinistro, tiro sul primo palo, la smanacciata di Paleari. Palla in corner per la Juventus. Rovella, piazza. Piazza, attacca Rabiot. Si libera con un doppio passo anche di Arthur. Conclusione con il destro di Piazza che accarezza la traversa esterna. Pallone sul fondo, sposta il pallone Morata, attenzione, contrattacco Juve, 3 contro 2, Morata, Morata, passa velocemente alla metà campo, Morata, Morata, si avvicina all'area di rigore, dall'altra parte Kulusevski, Morata, ce l'ha sul destro, Morata vuole tirare, lo fa, la deviazione, corner Juventus. Ottima opportunità per andare via in velocità. Goldaniga carica il cross, manca Piazza, il colpo di testa, ancora però Genoa. Attenzione alla conclusione, il gol del pareggio di Melegoni al minuto numero 74. Tiro a giro di Melegoni che fulmina Buffon che deve purtroppo raccogliere il secondo pallone della sua partita. Pallone scende sopra il tuffo di Buffon, Melegoni fa 2-2 per il Genoa. ...16 minuti da giocare, dobbiamo fare tutto da capo. Ultimo minuto dei tre di recupero iniziato. Larga le gambe Ronaldo nella sua classica rincorsa. Il tiro di Cristiano con la deviazione. Palla direttamente sopra la porta di Paleari. Non c'è più tempo, arriva uno, arriva due e arriva tre. L'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, partiti fino alla fine del primo supplementare, dai ragazzi, forza Juve in gol, Kulusevski. Forza, stai messo bene. Vai Adri, Mancino, Mancino. Raffia, Raffia, il destro improvviso, sotto porta, parte il numero 50 bianconero dell'Under 23. D'altra parte Cristiano, Cristiano per Morata, dentro l'area al sinistro, chiude le gambe, va la deviazione Paleari. Cross al centro, colpo di testa, deviazione, poi ancora Rabiot non trova la porta col portiere per terra. Grandissimo qua intervento di Paleari. Siborra appoggia per le raga, capisce tutto, intercetta bene Kulusevski. Ronaldo per Arthur. Danilo. Morata dimenticato da Goldaniga, poi trainare di rigore sull'esterno da Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo ce l'ha sul destro, una tre davanti, deve girarsi, poi si ferma in surplus, ancora la finta, servizio buono per Morata, Morata entra in area sull'esterno, deve metterla in mezzo, lo fa bene per Raffia che non trova il tiro, poi lo trova, gol, 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 gol! Delizioso servizio arretrato di Morata, prima non trova il pallone, poi è lestissimo a girarsi Raffia sulla seconda opportunità e a trafiggere con deviazione Paleari. Juve nuovamente avanti per 3-2, gol di Hamza Raffia. Bravi tutti, bravo Raffia! Dopo il gol contro la Ternana che ha concesso la Coppa Italia di categoria alla Juventus Under 23 l'anno scorso, il suo primo gol con la squadra della Juventus ufficiale, la prima squadra, la squadra che conta, la squadra piena di campioni a partire da Cristiano Ronaldo. Serata indimenticabile per Raffia. Urlano sulle marcature tutti da bordo campo, attenzione pericolo, colpo di testa sulla linea a salvare di Arturo, un gol fatto del Genoa incredibile, grande salvataggio di Arturo, prova il contropiede Ronaldo.
attenzione, intercetto di Kulusevski. Kulusevski, limite dell'area, Kulusevski va via, entra in area, gioco di gambe sinistro, Kulusevski! Cosa ha parato Paleari? Un'altra parata pazzesca di Paleari su Kulusevski, che aveva fatto tutto da solo, tutto molto bene. Rovella, Scamacca al velo a favorire Lehrager, limite dell'area, il destro di Lehrager, palla che sibila sopra i guantoni di Buffon e finisce sul fondo. Colpo di testa di Rafia e adesso è veramente finita, 1-2-3, tutti a casa e la Juventus batte la Genoa per 3-2, gol di Kulusevski, di Morata, di Ciborra, di Melegoni per il Genoa, di Rafia, eccolo qua, man of the match, perché porta la Juventus, ma la prima squadra questa volta, non l'Under 23, al passaggio di turno nei quarti di finale di Coppa Italia contro la vincente di Spal e Sassuolo.